Ciao a tutti, allora oggi voglio fare un video sui prodotti preferiti del momento, che è tantissimo tempo che appunto non facevo. Ne ho alcuni, non tantissimi perché appunto non comprando continuamente, sto cercando di smaltire per vedere anche se c'è qualcosa che mi piace, qualcosa da ricomprare, qualcosa da buttare, insomma, smaltire le cose. Allora, il mio prodotto preferito è questo mascara qui, che qui è un po' sporco, infatti mi scuso, che è della Pupa ed è il Divas Lashes Mascara Maxi Volume. Alta definizione extra black, è appunto questo qui, che ora voglio farvi vedere, questo qui, che ha uno scovolino ciccione, ma veramente ciccione, è grossissimo, e allora fa delle ciglia nerissime, incurvatissime. Io ho le ciglia super sfigate, questo mascara mi piace da matti, è uno dei mascara dopo il mio preferito, che appunto è l'Avon... quello che si gira con le tre tacche, che ora non viene il nome, comunque fa veramente il suo lavoro ed è un ottimo mascara e ve lo consiglio. Lo trovate in offerta da Acqua e Sapone con la matita che promuovo, che vi faccio vedere ora, a 9 euro. Oh mio Dio, mi cade sempre tutto nei video. A 9 euro mi pare. E ora vi parlo appunto della matita, così vi spiego un po'. Aia. Allora, la matita è questa qui, che ho perso l'altro tappino, che è la matita Color Play di Pupa, la 09. Questa qui. È una matita che dura tantissimo, scrive tantissimo. Ora è un po' temperata, vi faccio vedere. Il tratto è bello nero. Dura veramente tanto e quindi io... Oh, non sono incorata. Io ve la consiglio tantissimo. Appunto la trovate in offerta con questo mascara qui da Acqua e Sapone in una pochette. Altra matita che vi consiglio, che più o meno è la stessa identica cosa di questa qui, però dura un pochettino meno, è questa qui dell'Avon, che è la Super Shock. Appunto, vediamo, durano tutte e due 24 mesi. Questa ha 0,8 grammi e questa ha... non c'è scritto. Vabbè, comunque praticamente scrive uguale a questa qui è l'Avon, questa qui è la Pupa. Scrive esattamente, come vedete, il tratto è nero uguale. Forse è un pochettino più nera questa qui di Avon. Però sul... mi cade tutto oggi, veramente. Sull'occhio, dentro all'occhio scrivono benissimo tutte e due. Il nero è lo stesso dentro all'occhio. Dura un pochettino di più quella di Pupa, però alla fine... neanche così tanto, per cui sono due ottime matite e io di solito faccio così, dipende quale trovo in offerta prendo, se trovo a miglior prezzo questa prendo questa, se no quella di Pupa. Comunque sono ottime tutte e due, ve le consiglio, più o meno è quasi la stessa matita. Un profumo che mi piace tantissimo, tornando ad Avon, è questo qui che ho acquistato ormai l'anno scorso, che non è proprio un profumo, è più un'acqua profumata, appunto un parfum body spray, ed è Little Red Dress, non riesco a parlare, che è appunto fatto così ed è un profumo buonissimo. Ora non so come descrivervelo, è un profumo molto, a me ricorda molto il Natale, infatti io lo uso praticamente solo in inverno, mi ricorda veramente tantissimo il Natale, anche perché forse perché è uscito con Natale questo profumo, ma lo vendono ancora. Fatevi dare un campioncino dalla vostra presentatrice perché è veramente ottimo. Io non compro tanti profumi perché me li regalano ai compleanni, però questo qui veramente non ho saputo resistere e appunto lo indosso in inverno perché mi ricorda veramente Natale e quando lo finirò lo ricomprerò sicuramente. Sono 75 ml ma dura tantissimo, io ce l'ho da novembre dell'anno scorso e dura, non c'è scritto quanto dura, però veramente vi dura, per cui ve lo consiglio ed è veramente ottimo. Altro prodotto promosso è questa qui della Maybelline, la Dream Matte Mousse. La mia è la 21 Nude Beige Suave, soltanto che mi sa che io ce l'ho da non un anno, da maggio forse. Maggio? No, marzo. E la sto utilizzando parecchio. In estate non mettevo più fondotinta, quindi no, ho ripreso a utilizzarla da un mesetto. Appunto c'è il buco, quindi mi è piaciuta veramente tanto. L'unico
l'unica pecca che mi sa che io ho sbagliato la colorazione, perché adesso con l'inverno diventerò con questo brutto arancione in faccia perché ho sbagliato il sottotono, però è veramente ottima. E appunto l'equivalente di quella di Essence che amo, ma mi fa uscire uno sfogo incredibile, quindi non posso usare. Ovviamente costa un pochettino di più, da questa poi ne ho trovata un pochettino di meno di prezzo, intendo. Però è ottima. E dura 24 mesi, sono 18 ml. Io andrò a ricomprare un'altra colorazione e appunto è in mousse. La cosa che mi piace di questo prodotto è che copre tantissimo. Proviamo qua. Vabbè, ovviamente un po' sotto nero lo vedete, però cioè ha coperto abbastanza, secondo me. Poi ognuno ha un tipo di pelle. E quando voi appunto la spargete, diventa quasi come se voi aveste sopra già la cipria. Per cui non. Perché ha la pelle grassa, secondo me è ottima, ovvio. Magari lo consiglio un po' di meno a chi ha la pelle secca, perché in quel caso probabilmente vi andrebbe a seccare troppo e a far uscire tutte le pellicine. Altro prodotto che mi piace tantissimo è questo qui, che ho visto in un video della Sindina in un tutorial, a cui io se lo vedevo in giro non avrei mai dato neanche un minimo di speranza. Invece da quando l'ho uso solo questo, mi piace tantissimo, ce l'indosso anche ora, ed è il Sparkling Lip Gloss Lucidabla Scintillante di Colors and Beauty, che è questo qui. Non so se vedete quanto luccica, da qui luccica molto di più, dalla videocamera molto meno, ma è strapieno di brillantini. L'ho pagato in offerta 2 euro, se non sbaglio 2 euro. Quindi l'ho acquistato, se no a prezzo pieno mi pare che questi 5 euro non l'avrei mai preso. Anche perché non sapevo se mi piaceva, però ve lo consiglio. Ed è. Vediamo dove. Di non metterlo sul. Questo qui. Personalmente a me piace veramente tanto. E ce l'ho anche sulle colorazioni carine, però io siccome nel tutorial di Cindy ho visto questo e mi piaceva proprio questo, non mi sono fatta imbambolare dalle colorazioni, tanto poi sulle labbra sono tutte uguali, io ho preso questo e ve lo consiglio tantissimo. Poi altro prodotto è questa matita qui dell'Astra, matitone in glitter, che è la numero 30. Io ho riscoperto da poco questa matita perché le avevo già da 2 o 3 anni. Perché quando avevo iniziato a truccarmi le amavo, perché praticamente è un matitone ombretto, lo mettete, state tutto il giorno, mettete un po' di mascara e uscite, ma la mattina soprattutto. Adesso che la mia base di Elf finalmente sta finendo, perché fa veramente schifo secondo me quella base, è troppo oleosa, almeno per la mia pelle e per il mio gusto è troppo oleosa, infatti quasi finita, tra un po' andrà nei prodotti finiti con tanto di review. Sto usando un po' di matitoni ombretto fino a febbraio, che non posso comprarmi la base. Intanto sto guardando tante review sulla base, quindi se avete delle basi ombretto da consigliarmi, scrivetemelo pure qui. Questo qui è appunto un po' particolare perché ha anche dei glitterini, ora vi faccio vedere. Beh, aspettate. Questo qui potete anche usarlo. Vabbè, ora non si vede tantissimo. Io ho anche altri colori. La videocamera non si vede tanto. Io anche altri colori, tre o quattro, e mi ci trovo benissimo. E vabbè, questo qui potete usarlo tantissimo e passepartout. Poi se lo prendete bianco matte è ancora meglio. Io lo uso per illuminare come base, tanto i brillantini con sopra l'ombretto non si vedono più. E un po' come illuminante a volte. Un po' così. Però adesso che li ho riscoperti, sicuramente magari qualcuno me lo andrà a comprare. Invece che stare ordinario online, tipo il Milk della NYX, che devo pagarmi le spese, vado lì, me lo compro, che è italiano, quindi va anche meglio. E quindi questo qui ve lo consiglio, appunto in generale tutti i matitoni Astra, però questo qui è quello che sto usando più frequentemente, vi consiglio questo. Poi, altro prodotto che vi consiglio, che appunto ho riscoperto, è questo ombretto di Kiko, che è il Color Sphere numero 26. Vabbè, lo faccio vedere magari, che è questo qui. Che visto così può anche non piacere. È un grigio che io utilizzo a volte per fare gli smoky e mi piace tantissimo, ve lo metto qui. Ovviamente, se non con lo sfira, mi piace tantissimo bagnato asciutto, mi piace, ma
se devo proprio dare un tocco in più, una sfumatura leggera, se no bagnato ovviamente. Quindi ve lo consiglio, anche se i Color Sphere, secondo me, quelli più chiari non scrivono, per cui in negozio provateli, perché secondo me quelli chiari non scrivono per niente, mentre quelli scuri scrivono di più. Ditemi anche voi cosa ne pensate, secondo me è così, cioè almeno sul mio occhio. L'altro prodotto che vi consiglio è questa qui che è di Avon, che è la Color Trend, che adesso hanno cambiato il packaging da quello che ho visto sui giornalini, ed è la Final Touch Translucent Tan, che è la colorazione, ed è una cipria che io utilizzo come blush perché ho preso quella più scura, che mia mamma va benissimo come cipria, ma come blush fa impazzire, perché cioè, vedete, è scura. Ok, vai, ho messo dentro anche un po' di ombretto, ma come blush a me piace tantissimo, perché dà un tocco di colore in più, che ora poi manco si vede, un tocco di colore in più, proprio da sano, però non fa quell'effetto pesante, marcato. Quindi a me personalmente piace tantissimo. Beh, costa poco perché è la linea tipo giovane e costerà tipo 4 euro, 3 euro. Poi, altro prodotto che mi piace tantissimo, che sono due che vi voglio mostrare perché ha la stessa funzione e non so quale trovate ancora in vendita, sono gli eyeliner in penna. Ultimamente mi sono sporcata la maglietta. Bravissima! Ultimamente tiro sulle maniche che è meglio. Ecco, vai. Ho spassato via anche il lip gloss. Andiamo pure a mettere tutto nell'avario. Sto utilizzando molto gli eyeliner in penna, più di quelli in gel, più di quelli in... Mi è partito il tappo. Oggi sono veramente sfigata. Più di quelli normali, sto utilizzando appunto quelli in penna, che spero che li trovi ancora di queste due marche perché mi stanno piacendo tantissimo. Il primo è questo qui di Essence, che è l'eyeliner pen extra long lasting. Allora, tempo fa io ne avevo acquistato un altro e non stiva per niente, faceva proprio pena quell'eyeliner. E appunto di Essence era lo stesso. Secondo me dopo l'hanno riformulato, perché un annetto dopo una mia amica per il compleanno mi ha fatto una trousse, mi ha regalato una trousse e c'era dentro anche questo. Io ho detto sì, vabbè, fa schifo, che cacchio lo provo a fare. In realtà poi questo qui è buonissimo, per cui mi sa che l'hanno riformulato. Non so ancora se c'è ancora questo qui, però so che l'Essence sta rifacendo altri eyeliner in penna, per cui li proverò. Secondo me sono anche molto più pratici, molto più svelti e durano anche, per cui... L'equivalente di questo, che più o meno mi ci trovo bene uguale, è questo qui della Maybelline, che è il Line Definer Liquid Liner Noir. Che è questo qui. Che non so ancora se è in commercio, però io l'ho trovato l'acqua saponina in sconto, l'ho preso e mi piace un casino. Vi faccio vedere la punta. Quella di Essence è un po' più consumata, ma anche un po' più di tempo, eh. Alla fine sono praticamente la stessa cosa. E io, cioè, veramente li sto amando. Ve li consiglio anche a voi. Mi sono anche sporcata. Ultimo prodotto è questa palette qui di Sleek, che ho appunto riscoperto anche questa, che è la Acid. È quella che ho utilizzato praticamente tutta quest'estate e sto utilizzando ancora adesso il nero, che è quello che vi consiglio di più. Ho rotto un ombretto, per cui il nero è un nero intensissimo che dura anche 2 giorni, perché una sera non avevo voglia di struccarmi, ho fatto uno smokey, il giorno dopo lo smokey era ancora perfetto. Quindi vi consiglio naturalmente, se vi piacciono i colori, anche tutta la palette se la trovate ancora. Altrimenti il nero opaco di Sleek, perché è buono, lo fanno anche a mono. Ed è questo qui. Che veramente a me piace un casino. Ve lo swatcho qui. Proprio nero intenso. Finalmente ho fatto una review dei miei prodotti aggiornata sui miei prodotti preferiti, perché veramente è un anno, penso, se non di più, che non la facevo, perché... Dopo che ho smesso la collaborazione con Alessia, di solito la facevo con lei, sinceramente non mi è neanche venuto più tanto in mente. Poi ho detto, non ho prodotti veramente da poter consigliare, non so bene a cosa sia utile, perché fare una review tanto per fare non è il caso. Per cui adesso che ho ritrovato questi, che sono sicura di quello che vi sto dicendo, l'ho fatta. Farò anche quella dei prodotti no, e stavo pensando in quella dei prodotti no. Che schifo. Tutto il lucido della labbra spiaccicato sulle mani, sulle... In quella dei prodotti no, di farveli vedere e poi se vi... No, anzi, non lo dico, voglio farlo come tipo una sorpresa, perché ci devo ancora pensare bene, però secondo me è una cosa molto carina. Adesso chiedo anche a mia sorella, che di solito consulto un po' con lei sui video da fare. E niente. Ah, vi faccio vedere qualche acquistino che ho fatto
non proprio recentemente, però vabbè, continuo ad andare durante i video, io vado per... Arrivando, primo acquistino che vi ho detto nel video precedente, da quello su cosa c'è nel mio zaino che avevo fatto, che non trovavo più e che in realtà li ho appena trovati dopo che ho chiuso il video, cioè ho stoppato il video. Sono questi orecchini qui, scusate le mani zozze, questi orecchini qui che ho acquistato appunto a quella fiera là, che sono fiocchettini molto carini, a me piacciono molto, poi vabbè, così un po' sfiziosi, no? Per cui, vabbè, questi qui, niente di che, li ho pagati 4 euro, li trovate anche la coin, trovate anche l'anello, io li ho pagati 4 euro, la coin costano 6 euro. Oh, stai fermo, ecco. Poi ho fatto un mini ordine da Neve Cosmetics per vedere come mi ci trovavo. L'impatto non è stato proprio fantastico, ora vi faccio vedere i prodotti che ho preso. Mi piace su... Tre prodotti che ho preso più l'omaggio, mi piace... Un prodotto, cioè veramente tanto, gli altri due insomma l'omaggio così e così, quindi non è andata proprio benissimo, anche perché soprattutto un prodotto mi ha stradeluso perché avevo visto tantissime review, Tomasti compriamola, uno schifo. Allora partiamo da il prodotto che mi ha deluso di più, che è la fantastica, fantomata, rinominata Cipria Hollywood. Allora, questa cipria, che tutti dicono che è fantastica per fare le foto, è la cipria per eccellenza, è la cipria che puoi usare sempre perché comunque non dà colore. Questa cipria qui, la Holly, che qualcuno, tipo mia sorella, ha usato e non ha rigirato il tappino e mi è appena caduta qui. E mo' io come faccio a chiuderla? Chiara, se stai guardando questo video, sappi che se cade me la compri nuova. Visto che non ha praticamente un mese. Vabbè, richiudiamola in qualche modo questa fantastica cipria. Mi ha deluso perché? Allora, in primis, il primo giorno che mi è arrivata, io tutta bella, presa bene, l'ho messa e sono uscita con il mio ragazzo. Quando sono arrivata da lui, dopo un po' che mi stava squadrando, cioè io me ne ero accorta, però dicevo che cacchio ho, mi sta colando la matita, cosa mai pensavo che era la cipria, mi guarda e mi dice... Amore, ma dove hai messo la faccia? Non perché sembra che hai del gesso in faccia. E io non è che subito ho pensato a questo, ho detto, ma in che senso? Ma aspetta che prova a toglierlo, ma è proprio su tutta la guancia, perché io l'ho girata per così, no? E ho detto, oh mio Dio, è la cipria Hollywood che al sole mi fa bianca. Io non ne ho neanche messa tantissima. Per cui ditemi voi come fate ad utilizzare questa, chi piace. Perché io sembravo veramente un cadavere con su questa. Solo che io l'ho presa perché ho detto, ma sì, tutti dicono che non ha colore, non è bianca, è traslucida, ma poi si uniforma col viso. Boh, ci sono rimasta un po' male, perché metterla, andare in giro e sembrare una che ha appena verniciato con qualcosa in faccia, è un po' brutto. Poi, altro prodotto che ho visto in un tutorial di una ragazza, che ora non dico il nome perché non mi ricordo neanche. Ed appunto il famosissimo pigmento glaciazione che io ho preso per fortuna, non come la cipria, che ho detto, ma sì, è bellissima, prendiamolo in formato maxi. L'ho presa in formato mini questo. Non è brutto in sé per sé, però da qui a quello che viene sull'occhio c'è una bella differenza. Cioè, un conto usarlo per illuminare un attimino, un conto è proprio tenendolo come diciamo ombretto. Ed è appunto il pigmento glaciazione che è questo pigmento fantastico qui, che però, oh mamma, sta cadendo fuori anche questo, che però tra vederlo qui e vederlo sulla palpebra c'è una bella differenza, nel senso, se voi lo utilizzate soltanto per dare un tocco di illuminante, per illuminare un pochettino, ci sta anche, ma se lo volete utilizzare come ombretto non dà questo effetto che vedete qui, per cui ci sono rimasta parecchio male. Poi il prodotto che invece amo, perché amo, mi piace tantissimo, è il blush, che purtroppo devo prendere in versione maxi, ho preso in versione mini, devo fare il contrario con la cipria, che è Soho. Soho? Soho. Che è questo fucsia qui, fantastico, ma a me piace il fucsia, quindi poteva non piacermi, però ha un'ottima scrivenza, non è eccessivo,
È molto carino, vi faccio vedere. Eccolo qui. Bellissimo, ve lo consiglio questo qui. Ne ho già rovesciato metà. Oggi sto facendo di quei pasticci assurdi. Questo video starà durando tipo 20 minuti. Mi devo muovere. L'ultimo prodotto che mi hanno inviato loro, cioè io ci sono rimasta benissimo perché di solito dicono che sono un po' tirchi. In teoria non sapevo che potevo richiedere anche un omaggio, l'ho scoperto dopo. Mi hanno inviato l'ombretto della Scurissimi, che è Shopping, che è una cialda gigante. E questa cialda qui, appunto, lei è Shopping. Ha questo viola qui con qualche glitter e ha una scrivenza pazzesca. Scusate, più melanzana. E questo colore non ce l'avevo perché non sono una che guarda tanto i viola scuro. Però vabbè, mi serviva magari per qualche smoothie. Certo che se ve lo sboccio qui potete vederlo tantissimo. Un secondo, e sbocciamo questo colore qui. Che è normalissimo colore, cioè non è un normalissimo colore, è un colore melanzana, che però io non ho mai preso borgogna, non lo so, che però io non ho mai comprato perché a me non ispirano tanto, in realtà poi sull'occhio sono molto carini, poi con i miei occhi verdi penso che un po' risaltino, perché io gli occhi verdi ora sembrano tipo marroni, però io verdi in teoria. Quindi niente, vi saluto, vi mando un bacio, adesso non so se girerò, oh mamma, ma perché non riesco mai a parlare? Mi emoziono sempre davanti alla videocamera. Boh, girerò altri video perché sono un pochettino stanca. Devo sistemare un po' la camera perché vi faccio vedere un po' le condizioni della mia adorabile scrivania. Le condizioni di dove sto girando io il video. Scusate se no non riesco a vedere. Queste sono le condizioni di dove sto girando il video. Quello è il mio letto, che è molto in disordine. Quindi sarà anche il caso che mi metta a sistemare un attimo in giro, perché mia madre mi vuole ammazzare e mi vuole anche lavare un po' le mani. Vabbè, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, spero presto. Ciao!